manifestazione di questa sera con il sottosegretario di Stato al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, onorevole Torino Bianchi, che salutiamo con un applauso. Allora, il primo adempimento a cui noi siamo tenuti, portando i saluti del nostro sindaco Leonardo Sirianni, che ogni giorno, caro sottosegretario, è al comune, quindi ha preso 2 o 3 giorni di ferie meritate, quindi ha lasciato a noi l'incombenza, l'onere e l'onore di porgere i saluti dell'amministrazione comunale di Soveria Mannelli all'esponente del governo. Allora, la prima cosa che noi intendiamo fare è di presentare questa città al sottosegretario, e quindi abbiamo preparato delle slide, non so, diciamo, le modalità migliori per poterle visionare. Allora, noi presentiamo la nostra città al sottosegretario, quindi sviluppiamo una breve introduzione, parleremo della comunicazione, quali sono i grandi temi di cui ci siamo occupati in questi anni, la costruzione di una città migliore, le idee guida e poi le conclusioni. Saremo molto rapidi. Allora, nell'introduzione, Soveria Mannelli ha le caratteristiche tipiche del sottosviluppo. È una comunità con 3.000 abitanti, ridotta estensione territoriale 20 km quadrati, 800 metri sul livello del mare, quindi aree interne che sono quelle a maggiore tasso di decremento demografico. Poi la Calabria, tra l'altro, è la regione con la più bassa penetrazione internet d'Italia e la maggiore disoccupazione giovanile d'Europa. Abbiamo però delle istituzioni pubbliche importanti, l'ospedale civile che funziona dal 1974, 2 istituti superiori, l'istituto tecnico e l'istituto agrario, abbiamo la compagnia dei carabinieri, caso unico nel panorama nazionale di comune di 3.000 abitanti con una compagnia dei carabinieri. Lo stesso vale per l'ospedale. Abbiamo delle realtà produttive di livello assoluto. C'è la Robettino Editore, che è una delle case editrici più importanti del nostro paese, per la quale anche il sottosegretario ha pubblicato uno dei suoi volumi, il lanificio Leo, che è la più antica fabbrica della lana ancora perfettamente funzionante dalla fine dell'Ottocento, che andremo a visitare alla fine di questa nostra manifestazione. Poi c'è la Camillo Seriani Arredamenti, che è una delle aziende più importanti del Mezzogiorno per la costruzione di arredi scolastici ed esporta in tutto il mondo. Abbiamo anche una filiera agroalimentare molto ricca e vivace, con dei marchi storici che anche questi hanno una importante esportazione. Abbiamo anche una realtà agrituristica importante, la Rosa nel Bicchiere, che è un angolo di Chianti, del Chianti in Calabria. Tra l'altro il richiamo al nome fa riferimento anche a uno dei più importanti poeti calabresi, che è Francesco Costabile. L'impresa a Soveria è di casa, 230 attività economiche su 1.000 nuclei familiari e il 40% delle partite IVA sono rosa, quindi questo è anche un altro indicatore che ci differenzia dal quadro regionale. Abbiamo una importante rete associativa, dagli imprenditori ai Lions, alla Garibaldina, all'Avis, agli Scout, ad associazioni di varia natura, alla Proloco. Avanti. Quali sono le caratteristiche che rendono così particolare la nostra comunità? Grande stabilità amministrativa. Dal 1946 al 2017 abbiamo avuto 11 sindaci. È una stabilità che addirittura eguaglia quella dei presidenti della Repubblica, che hanno un settennato. Il 10% delle famiglie vive in case popolari o in cooperativa. Abbiamo elevati livelli di socialità, con una ridotta presenza della criminalità. Gli occupati nel settore privato sono maggiori che nel settore pubblico. Il 67% delle famiglie è collegata a internet, il che ci rende ancora oggi il comune più informatizzato d'Italia. Tra l'altro, come partecipazione elettorale, in una tendenza che vede la gente sempre meno disposta a votare, noi abbiamo sempre un'altissima partecipazione elettorale, addirittura nei referendum del 2016
abbiamo superato il 30%, è una media molto elevata rispetto alla media regionale. Nel 2003 il direttore del Censis disse che bisognerebbe soverizzare l'Italia, nel senso che noi venimmo indicati come il comune più informatizzato d'Italia e 7 pagine del rapporto annuale vennero dedicate al nostro comune. La comunicazione. Abbiamo cercato di fare negli anni passati una comunicazione innovativa. Quest'anno saranno i 25 anni della nostra manifestazione estiva che abbiamo inventato nell'88 e che abbiamo denominato essere Assoveria. A Soveria, 20 anni fa, caro sottosegretario, abbiamo inventato la prima notte bianca d'Italia con Giordano Bruno Guerri, assessore regionale al dissolvimento dell'Ovvio. E quest'anno faremo i 20 anni, il 18 di agosto, e il tema di quest'anno è Bianca come la notte, richiamando l'evento della notte bianca. Ci saranno quest'anno con noi nell'Università d'Estate Ciriaco De Mita, Giordano Bruno Guerri e Maghdi Allam. Questi saranno alcuni dei protagonisti di questa estate. Avanti. Abbiamo utilizzato la provocazione per cercare di fare parlare del nostro comune, altrimenti Soveria non è Crotone, Soveria non è Catanzaro, Soveria non è Reggio, Soveria non è Lamezia Terme. Quindi con quelle caratteristiche abbiamo cercato di provocare per farci ascoltare. Un busto di Garibaldi piangente, mentre stavano piangendo tutte le Madonne d'Italia, il nostro busto che è nella sala del sindaco. Abbiamo messo Chiambretti al centralino del comune di Soveria Manelli, rispondeva lui, al posto del disco elettronico della Telecom. Abbiamo sostenuto Chirac alle campagne elettorali francesi, questa è una cosa che te la racconterò a lungo. E poi abbiamo inventato le giornate borboniche nel 95 e abbiamo proclamato con Vittorio Sgarbi la Repubblica della Magna Grecia per proclamare la forza della cultura contro quella dell'ignoranza. Anche abbiamo utilizzato la toponomastica per cercare di vivacizzare il nostro comune, via Lucio Battisti, fiori rosa da un lato, fiori di pesco dall'altro. Poi abbiamo intestato a Charles de Gaulle l'area dove atterrano gli elicotteri all'ospedale, l'abbiamo chiamata Esplanade Charles de Gaulle. Non c'è in Italia, caro Franco, un luogo, una via, un vico intestato a Charles de Gaulle. Soveria ce l'abbiamo. E abbiamo intestato in occasione del 700 anni dell'arresto dei Templari, il 13 di ottobre del 2007, la via all'ultimo gran maestro templare, Jacques de Molay. L'ha inaugurato il più grande medievista italiano, che è Franco Cardini. Avanti. Abbiamo realizzato all'entrata e all'uscita del comune, a località Calvario e in Viale Rubettino, due grandi piazze che, viste così, sono solo cemento e anche brutto, ma se queste vengono illuminate e, come previsto, vengono anche corredate di tutta dello scorrere dell'acqua, sono due simboli straordinari, perché sono sull'asse viario che va a Corazzo, un monastero circestense il cui primo abate è stato Gioacchino da Fiore. E la base di queste fontane è il mistero della Chiesa e i tre cerchi trinitari, l'età del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quindi un grande simbolo che parte da questa comunità. Soveria ha avuto tante visite, tante persone importanti nel corso degli anni. Abbiamo raccolto in un libro poi le frasi che questi amici ci hanno rilasciato. Leoluco Orlando, allora ed ora sindaco di Palermo: Soveria Manelli è una grande città che cerca di cambiare le regole del gioco. Marcello Veneziano, uno dei più importanti intellettuali italiani: Soveria Manelli è un comune che ha una grande identità, infatti ha un nome e un cognome. Crotone non lo può dire perché ne ha uno solo. Altan, che è il più grande politologo italiano: ho tentato di descrivere la mia esperienza a Soveria Manelli ad amici e parenti, nessuno mi ha creduto. Pagliarini, sì, ministro della Lega: se Soveria era in Padania, a quest'ora eravamo liberi. Poi un fatto clamoroso che ci ha dato notorietà internazionale, sulla BBC, al briefing del Dipartimento di Stato della Casa Bianca, quando, non so se questa ti era sfuggita, abbiamo proposto l'ospitalità a Saddam Hussein prima dello scoppio della guerra del Golfo. E quindi è stato, diciamo, un fatto, questa è la home page della BBC. Avanti.
Palazzo Cimino l'abbiamo trasformato in un museo. Questa sala dove tu sei accolta è la Sala della Libertà ed è stata affrescata dalla una delle più grandi pittrici italiane, si chiama Dolores Puteaux, scenografa della Scala, che ha disegnato 100 figure, una diversa dall'altra, per simboleggiare le catene che vengono spezzate, perché l'unica vera libertà è quella dal bisogno, e quindi si chiama Sala della Libertà. Mimmo Rotella, hai visto l'affresco, il più grande affresco mai realizzato da Mimmo Rotella come dimensioni, poi Aldo Turchiaro, Berlingeri, che sono grandi artisti della presa. Piazza Bonini, passando, ho indicato al sottosegretario questa videoinstallazione, che è la più grande d'Europa, realizzata da Fabrizio Plessi, che si chiama La memoria del futuro. Avanti. Soveria Manelli, grazie anche alla Robettino, è un comune che pubblica libri. Abbiamo pubblicato una serie di libri molto, molto importanti, molto interessanti, tra i quali, per esempio, Il manifesto della modernità, scritto da uno dei più grandi storici del Novecento, Piero Melograni, e anche una raccolta di tutta l'emigrazione di Soveria Mannelli, dalle origini fino al 2003, con la prefazione di Mirko Tremaglia, allora ministro degli italiani all'estero, dove abbiamo uno per uno abbiamo individuato la nostra emigrazione dove è andata a finire. Abbiamo realizzato anche un premio per i cittadini benemeriti di Soveria Mannelli, il primo lo abbiamo assegnato alla memoria di Rosario Rubettino, è stato consegnato in videoconferenza da Francesco Cossica, e l'ultimo l'abbiamo assegnato a Stefano Maiolo, che è un giovanissimo artista nato a Soveria Mannelli e che avrà un grande futuro. Soveria Mannelli punta sulla cultura, sull'istruzione, sull'educazione, e quindi vorremmo creare una città educativa. Abbiamo lanciato questa idea nel compleanno di quest'anno, del 19 gennaio, e vorremmo fare in modo che tutto ruoti attorno alla scuola, che è il motore di ogni vero cambiamento. Soveria Città che Legge, una realizzazione che abbiamo ottenuto proprio durante questa amministrazione, grazie soprattutto al consigliere Giovanni Paolo, che si è molto impegnato in questa direzione. Sui servizi essenziali cerchiamo quello che possiamo fare in una situazione in cui i comuni hanno difficoltà enormi, noi abbiamo pesantissimi problemi finanziari, così come tutti, così come li ha lo Stato e li ha la Regione, e noi non facciamo eccezione, purtroppo. Quindi puntiamo sui servizi essenziali, che sono le prime cose che dobbiamo andare a garantire: l'acqua, la raccolta differenziata, i servizi scolastici, il cimitero, la pubblica illuminazione. Il personale, abbiamo cercato di fare una politica lungimirante. Nel 49, nell'85 c'erano 49 dipendenti, nel 2016 sono 15, quindi abbiamo cercato di gestire in maniera responsabile questi aspetti. Siamo stati il primo comune d'Italia che ha attuato all'interno del proprio statuto i concetti del titolo quinto della Costituzione, prima pagina sul Sole 24 Ore. Avanti. I grandi temi su cui ci siamo impegnati: la salute, l'ospedale civile, purtroppo ridimensionato con le politiche nazionali che sono state realizzate da 20 anni a questa parte. Abbiamo la compagnia dei carabinieri, saluto il comandante della stazione Andrea Pagano, in rappresentanza della compagnia che è qui insieme con noi, che garantisce stabilità e sicurezza. Viabilità e trasporti, è in costruzione purtroppo da tanti anni la superstrada del Savuto, purtroppo per vicissitudini legate alle vicende delle opere pubbliche si è realizzato solo un tratto, questo avrebbe costituito veramente la svolta per la nostra comunità, perché tutto il tratto ci avrebbe portato ad arrivare a 20 minuti a Catanzaro. Siamo anche sede della Ferrovia della Calabria, c'è stato recentemente un incontro promosso dal nostro sindaco Sirianni su questo tema. Le idee guida, le risorse, quali sono? Prima di tutto abbiamo tanti imprenditori, tanti professionisti, bambini e anziani sono una risorsa importante anche per la nostra comunità. I soveritani all'estero, questo signore che tu vedi è Ralph Chiodo, emigrato, partito da Soveria Mannelli, giovanissimo, adesso è qua in Calabria in questi giorni, in Canada, è diventato uno degli uomini più importanti del Canada, amico personale di Marchionne, è il responsabile della Fiat per tutto il Canada, cioè, quindi ha una rete di vendita, veramente una persona straordinaria che abbiamo
assegnato anche il Manno d'Oro qualche anno fa. Attività economiche, abbiamo tante attività commerciali, industriali, abbiamo un'area industriale, siamo stati tra i primi della Calabria ad averla, artigianale e anche l'agricoltura. La solidarietà è un tema importante e i farmaci, visite di spesa a domicilio, misurazione di tanti servizi che noi garantiamo ai nostri anziani. Puntiamo molto sulla valorizzazione dell'elemento femminile. Il lavoro. Siamo stati individuati zona pilota per tutta la Calabria come area interna dall'ex ministro Barca per realizzare un progetto di coesione territoriale. Stiamo lavorando in questa direzione. Siamo stati scelti per due ragioni: per la qualità delle attività economiche e per la qualità delle attività scolastiche. Abbiamo realizzato, come ti dicevo, il progetto Soveria.it che ci ha resi noti in tutta Italia. Piano strutturale comunale, stiamo lavorando al piano regolatore, proprio ieri abbiamo fatto il cronoprogramma, contiamo entro settembre del 2018, da qui a un anno più o meno, di adottare definitivamente il piano, quindi uno strumento importante per sviluppare le attività economiche. Ampliamento dell'area PIP, abbiamo un'area PIP con tutti i lotti assegnati, con delle attività importanti che insistono nel nostro territorio, alcune provenienti anche da fuori comune e tutte aziende sane. Piano recupero del centro storico collegato con il piano regolatore, avanti. Potenziamento raccolta differenziata, contiamo entro la fine del prossimo anno di raggiungere il 90% di raccolta. L'efficienza della depurazione è un tema significativo. L'autonomia energetica, l'anno scorso abbiamo lanciato questo progetto, finora non si è fatto granché, però vediamo di lavorare in questa direzione per cercare di fare in modo che, come abbiamo informatizzato tutto il comune, possiamo renderci autonomi dal punto di vista energetico come amministrazione comunale. Io non lo so come, però sicuramente è possibile ed è un obiettivo alla nostra portata. Sull'innovazione abbiamo puntato molto. C'è l'Officina della Cultura e della Creatività che è sotto l'area dove c'è il monumento di Fabrizio Plessi, che cerchiamo di valorizzare e di utilizzare nel modo più opportuno. Dovremo realizzare un nuovo sito internet per potenziare le attività comunali in modo che sia anche un luogo di promozione della nostra comunità. Le conclusioni quali sono? Ecco, qua entriamo nel taglio operativo, per cui abbiamo voluto che il sottosegretario che rappresenta il governo nell'area dei beni culturali e poi con la responsabilità esclusiva al turismo, quindi la delega del turismo ce l'ha il sottosegretario Bianchi, quindi è un elemento importante. L'Italia è una delle potenze turistiche mondiali. Qual è il futuro che noi immaginiamo, caro sottosegretario? Soveria, per quello che abbiamo costruito durante questi anni, vorrebbe essere un punto di incontro degli innovatori del sud per valorizzare quello che si è fatto, perché quello che si è fatto in questi anni, diciamo che è stato molto capito fuori dalla nostra regione e anche nei luoghi più sensibili della nostra regione, è stato molto ben capito quello che noi abbiamo realizzato in questi anni, e può essere, ha tutte le caratteristiche per essere un luogo di incontro di innovatori del sud ed essere un laboratorio di innovazione amministrativa, così come abbiamo fatto per lo statuto, così come abbiamo fatto con l'innovazione, quando di internet non ne parlava nessuno, quando sul piano di insediamenti industriali noi siamo riusciti a realizzare in condizioni difficilissime questa grande realtà, e quindi puntare a essere un incubatore di impresa diffuso pubblico in modo da differenziarci rispetto a quello che avviene, perché anche sulle innovazioni, come il sottosegretario sa bene, ci sono grossi investimenti, però non producono effetti sul territorio. Ancora, un'idea interessante, caro sottosegretario, è quella della fusione telematica dei comuni. Ora, il governo, così come ha fatto con le province, e secondo me non ha fatto una cosa buona, esprimo un mio parere, perché se qua andavano abolite le regioni,
non certo le province. Questo è un mio punto di vista che, diciamo, io tra l'altro ho argomentato in un saggio scientifico nel 2008. Poi le vicende della vita sono quelle che sono. Allora, è difficile fare la fusione dei comuni perché ci sono le esistenze campanilistiche ovvie, però la telematica potrebbe consentire di fondere i comuni telematicamente, senza annullare la storia, l'identità, la cultura, le tradizioni che hanno le varie comunità. È in questo modo che tu realizzi le economie di spesa, li fai con la fusione telematica, dando i servizi telematici e fondendo le attività in modo telematico, aggiungendo alla fusione telematica un altro elemento, cioè la moneta complementare, che è difficile da spiegare ed è ancora più difficile da capire. Però tra 15 anni il 10% dell'economia mondiale sarà tutto basato sui bitcoin, sulla moneta virtuale. E allora, se noi riusciamo a essere un passo avanti, noi avremo delle occasioni straordinarie da giocare, tra l'altro facendo tesoro dell'errore dell'Unione Europea, che prima ha fatto l'unità monetaria senza realizzare l'unità politica. Se noi invece uniamo telematicamente la fusione politica e istituzionale, e quindi sui comuni, e aggiungiamo su quel territorio la moneta complementare, può essere un esperimento di grandissima importanza e di grande rilevanza. Io non è che vorrei citare, ricordare che per esempio uno dei movimenti politici più significativi d'Italia, che in teoria può anche vincere le elezioni a febbraio, cioè i 5 Stelle, puntano sulla moneta elettronica, cioè quindi sui bitcoin. Quindi è un elemento su cui riflettere, perché è, dal mio punto di vista, un aspetto molto importante. Avanti. Allora, questa è l'idea sulla quale poi il consigliere comunale, professore ed editore Florindo Rubettino, l'illustrerà meglio di me, cioè cercare di sviluppare un profilo manufatturiero rilevante valorizzando la cultura del lavoro diffusa che affonda nella storia. Già, come tu sai bene, il nome è presagio. Soveria Mannelli si chiama così perché soveria da suvare, quindi il luogo dove c'erano delle presenze di suini, e Mannelli dal manno, che era l'attrezzo con cui veniva lavorato il lino, perché noi eravamo i più bravi artigiani del lino calabrese, i telai. Quindi origini contadine e artigiane, cioè gente che lavora, che vive del proprio lavoro, che non vive di assistenza. E quindi questo ha fatto sì che storicamente in questo territorio, non solo a Soveria ma anche nei comuni vicini, la criminalità fosse praticamente assente per decenni, per secoli. Quindi perché c'è questo valore del lavoro? Quindi questi aspetti li spiegherà il professor Rubettino. Quindi vorrei concludere dicendo che l'industria è roba da museo del futuro, quindi la storia manifatturiera italiana fatta di eccellenze sparse nel paese bisogna valorizzarla, quindi è un aspetto che riguarda anche il turismo e riguarda l'innovazione, e quindi bisogna conservare, valorizzare, sperimentare, rigenerare, utilizzare l'industria 4.0. Su tua sollecitazione noi abbiamo seguito, e di questo ti ringraziamo, questa indicazione, e vediamo come la possiamo utilizzare nell'interesse di questa comunità e nell'interesse del paese. Quindi qual è l'idea? L'idea è proprio questa, caro sottosegretario, che il futuro non si aspetta, il futuro si prepara, e cerchiamo di essere in questa linea. Grazie per essere a Soveria, benvenuto. Parola al professor segretario onorevole Torino Bianchi. Prego, professore. Benvenuto al sottosegretario Torino Bianchi. Ovviamente dopo una presentazione come quella di Manio, che insomma ha ripercorso la storia di Soveria e anche ha tracciato la visione del futuro, c'è davvero poco da aggiungere. Io solo
un approfondimento su quell'ultima pezzo di ragionamento di Mario, perché credo che l'occasione di avere qui a Soveria il sottosegretario al turismo e alla cultura sia un'occasione unica per evidenziare e anche immaginare anche qui dei percorsi di futuro per Soveria che tengono insieme tutte queste cose. È stato detto cultura del lavoro diffuso e storia di lavoro che affonda appunto nella storia della nostra comunità da sempre, una cultura del lavoro che, se io dovessi dire, credo sia proprio il tratto dominante nell'intera storia della nostra città. Cultura del lavoro che è fatta appunto del lavoro di tutti i giorni, il lavoro manuale, dell'operosità di una città operosa, che è sempre stata operosa e che è cresciuta e ha fatto argine anche ai fenomeni negativi che molto spesso in Calabria abbiamo grazie a questa cultura del lavoro. Ci si potrebbe domandare cosa c'entra il sottosegretario al cultura e al turismo con ragionamento del lavoro. Dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, c'entra moltissimo per le cose che Mario diceva. Perché in questa comunità ovviamente il profilo manifatturiero, il profilo del saper fare, il profilo imprenditoriale è sempre stato forte per una presenza diffusa. Mario dava i numeri prima, una quantità di partite IVA che vanno appunto dagli agricoltori ai commercianti agli imprenditori, sicuramente al di sopra delle medie delle altre comunità, e un numero di occupati nel privato superiore a quello del pubblico. Quindi questo già da solo dà la dimensione di quanto l'economia, questo tipo di economia, ha contato per il nostro paese. Però crediamo che ci sia ancora una grossa fetta di crescita possibile per questo territorio, che viene dal valorizzare dal punto di vista turistico e culturale questo unicum che siamo. Noi tutti sappiamo che oggi le forme di turismo che hanno tassi di crescita sono le forme di turismo esperienziale. Il sottosegretario ovviamente questo fattore lo conosce bene. Tra le forme di turismo esperienziale ci sono tutte quelle forme di turismo che consentono di visitare luoghi che offrono esperienze uniche. La nostra città, da questo punto di vista, potrebbe avere una valorizzazione importantissima sotto la forma del turismo delle produzioni. Cosa intendo per turismo delle produzioni? Mi riferisco a quelle forme di turismo e quelle forme di viaggiatori che vanno a conoscere il saper fare di alcuni territori. Noi in Calabria abbiamo un caso eclatante, che è il caso di Amarelli, che è un museo che registra tassi di visite, di visitatori, che addirittura in alcuni casi è superiore ai musei. Visitato d'Italia dopo il Museo Ferrari, ed è il primo in Calabria, quindi al di sopra per esempio dei musei archeologici. In questa città c'è una storia lunghissima da questo punto di vista. È stato citato il Vanificio Leo, l'azienda siriana che ha più di 100 anni di storia, ma c'è anche appunto il saper fare dell'agroalimentare, c'è il saper fare anche di alcune produzioni che abbiamo anche dimenticato. Per esempio c'è un'antica, noi chiamiamo ceramelia, che è un luogo dove si faceva la terracotta ad usi appunto edilizi. Tutti questi luoghi denotano una particolarità che nel territorio calabrese è difficile trovare concentrata in un unico luogo. Questo dal punto di vista del turismo. Però noi parliamo anche di, non di museo tout court, ma con quello simbolo che abbiamo visto prima, di museo del futuro. Cioè un museo che dovrebbe guardare al passato, che invece guarda al futuro. Perché i musei possono essere non solo luoghi di conservazione, di valorizzazione, di rigenerazione, ma possono essere anche luoghi di sperimentazione e di futuro, quindi di innovazione, di fabbrica 4.0. Perché il 4.0 altro non è che il fare cose nuove in un modo mai fatto prima, ripartendo dal passato. E quindi questi luoghi potrebbero diventare anche luoghi aperti non solo ai visitatori, ai turisti, ma luoghi di sperimentazione, aperti alle scuole, aperti agli innovatori, aperti a quella comunità che vuole trovare un modo di sperimentare in dei luoghi diversi. E potrebbe essere quindi tenere insieme il turismo culturale, il turismo delle produzioni, l'innovazione e il futuro. Noi crediamo che questa sia una pista interessante da esplorare, e siamo convinti che questo sia un unicum per il nostro territorio, e siamo qui per appunto ragionarne con Dorina Bianchi, certi di incontrare in qualche modo la sua visione lunga anche su questi aspetti. Grazie.
Bettino ho vissuto, vabbè, con Mario ci conosciamo da troppo tempo per parlarne, quindi sorvolo. Con Rubettino invece ho lavorato su un libro a cui sono molto affezionata, che parla del Sud che ce la fa, e quindi ci parla di quella Calabria, anche di quella Calabria e naturalmente degli imprenditori come Robettino che rimangono nel loro territorio, si impegnano semmai con qualche difficoltà in più, però sono delle eccellenze, no? E spesso si dimenticano, nel senso che non vengono conosciuti al di fuori di alcuni della nostra regione. Invece è giusto parlarne, è giusto raccontarli agli altri. Io oggi ho assistito molto, con grande interesse, ma anche, vi devo dire, soddisfazione alla presentazione che è stata fatta di Soveria Mannelli, perché è la presentazione che noi dovremmo fare della Calabria, nel senso che io, guardate, ieri ero in Calabria, vengo in continuazione in Calabria in varie manifestazioni, ma voi siete i primi, e di questo vi devo dare atto. Poi la cultura non è, la cultura crea poi le idee e le cose, no? Voi siete i primi che avete raccontato, no? Il vostro paese, mettendo in evidenza quelle che sono le cose positive, no? Le cose su cui voi avete lavorato, esprimendo quello che è l'orgoglio, no? Di un territorio. Io credo che questo sia una delle cose che anche nel mio ambito, nell'ambito culturale, soprattutto nell'ambito del turismo, è la cosa cardine, la cosa principale, nel senso che il racconto, no, di un territorio, delle cose che sono positive di quel territorio, naturalmente crea che cosa? La curiosità, l'interesse in chi ascolta, e questo è il primo approccio, è il primo modo per far venire anche a chi ascolta le idee, no? Perché chi parla positivo richiama cose positive. Naturalmente se uno si lamenta alla fine, sai, dice vabbè, cerchiamo di trovare qualche piccola cosa. Se uno dice quale cose vanno, noi lavoriamo, no? Pensiamo in grande. E si può pensare in grande. Pensare in grande serve perché in qualche modo mette insieme sempre più persone e poi qualche cosa arriva sempre. Quindi primo complimento a Soveria, non soltanto naturalmente a Mario, ai consiglieri comunali, ma secondo me a tutti i cittadini di Soveria, che sono una comunità attiva. Il primo complimento è la capacità di esprimere delle cose che funzionano e che danno davvero ricchezza al territorio. E parlando, sentendo voi, mi vengono tre idee. Una, voi siete sicuramente il comune più informatizzato. Questo è un grande vantaggio, soprattutto in un'epoca come la nostra. Noi stiamo lavorando dappertutto sulle start-up, no? Secondo me Soveria dovrebbe fare una grande riunione, chiamatelo festival, chiamate quello che volete, proprio perché siete informatizzati, delle start-up, nel senso che, e c'è un'esperienza in Liguria di un paesino, un borgo, che io ho preso come esempio proprio come ripopolazione dei borghi, informatizzato, perché bisogna informatizzare, se no, dove è stato creato una facilitazione per tutti quei giovani che volessero impiantare in quel paese delle start-up, prevedendo che naturalmente non è importante avere vie di comunicazione, ma è importante avere connessione con internet. Questo naturalmente non è rivolto, perciò bisogna pensare in grande, soltanto alle start-up italiane. Chiaro? Questo è un lavoro che deve essere rivolto al mondo, cioè
un giovane israeliano, no? Decide di venire a aprire la sua startup in Italia. Guardate, l'Italia è un brand che funziona. Okay? Quindi Soveria Mannelli, ricordatevi sempre che è in Italia, è in Calabria, ma è a due passi dal mare, c'è il sole, si sta bene. Allora, una cosa che può essere un punto è quello di un festival internazionale delle start-up, su cui anche il mio ministero potrebbe essere. Pensateci, io vi lancio tre idee. Secondo idea. Proprio oggi sono ho relazionato su un censimento del turismo libero, cioè il turismo che si fa in caravan, no? Oggi c'è stato un rapporto nazionale a Roma e una delle cose che abbiamo visto è che il nostro paese è un paese dove anche questo tipo di turisti stanno aumentando. Aree di sosta attrezzate, no? Naturalmente voi qua non avete grandi alberghi, giusto? Però può essere un punto di riferimento importante, per esempio, per se ci sono delle aree di sosta attrezzate, anche con, semmai voi avete appunto sempre qua la connessione, quindi con la costruzione di itinerari che da qua partono per la Calabria, che informano di tutto con queste aree attrezzate, può essere un'altra idea. Tra l'altro io ho lanciato ai produttori di camper l'idea di fare anche con me su una serie di tappe al sud, no? Perché il sud abbiamo grandi parchi, abbiamo piccoli borghi che devono essere valorizzate. Per esempio, questo potrebbe, costa poco un'area attrezzata per i camper, quindi questo potrebbe essere un altro punto che porta qui turisti senza grandi impegni economici e senza costruire grandi alberghi, quindi un turismo che può essere aiutato anche dagli stessi cittadini, che poi però cioè bisogna creare il barretto, il ristorante, la parte del culturale, gli eventi, quindi questo può essere un altro, secondo me, tipo di turismo che in questi luoghi piccoli, particolari, che però hanno il vantaggio di avere delle vie di comunicazione vicine, il mare vicino, in qualche modo ci sta, può funzionare. Terza cosa di cui invece parlava Rubettino è la questione dell'artigianato. E questa cosa mi fa particolarmente piacere perché sto lavorando a un altro libro. Poi te ne avrei parlato. Chi è l'editore? Io glielo propongo sempre. Perché noi come Ministero dei Beni Culturali, io come Ministero dei Beni Culturali, ho pensato di proporre l'artigianato italiano come bene immateriale dell'UNESCO. E abbiamo iniziato, vi devo dire, naturalmente abbiamo iniziato a sondare questa cosa perché le candidature dell'UNESCO sono candidature lunghe, lavorate, insomma, quindi dove c'è davvero un lavoro da fare insieme, a Firenze, al Pitti, perché naturalmente la bottega fiorentina per antonomasia anche nel mondo rappresenta la bottega dell'artista e dell'artigiano. Da qui siamo partiti. Qualche un paio di settimane fa siamo stati a Milano, tra l'altro proprio alla fiera della maglieria, no? Fiera artigianale della maglieria, dove ho incontrato degli artigiani di eccellenza, dalla seta alla lana del nostro paese. E quindi stiamo lavorando per questa candidatura perché l'artigianato italiano oggettivamente si è riconosciuto come un bene unico e noi dobbiamo iniziare, soprattutto nei piccoli centri, a valorizzare quelli che sono gli artigiani di eccellenza, creare dei laboratori dove far lavorare anche i giovani, perché noi il problema dei nostri artigiani oggi che non riescono a tramandare quella che è l'arte artigianale, invece in questo vanno create delle scuole che
faccia continuare, questo perché e quasi ricongiunge con la questione turismo, perché ci siamo resi conto che soprattutto i paesi dell'Oriente, cinesi, giapponesi, ma anche gli stessi americani, è vero che vengono in Italia perché la cultura, i beni culturali, tutto quello che volete, ma poi il secondo attrattore del nostro paese è lo shopping. E indubbiamente noi come Ministero dei Beni Culturali vorremmo che poi alla fine non si fossero portati soltanto nei centri commerciali, no? Che non fanno parte tra l'altro della cultura del nostro paese, sono un'invenzione americana. Allora, questo cosa significa? Che noi stiamo tentando di costruire dei percorsi turistici che raggiungono i vari artigiani, gli artigiani di eccellenza. Voi sapete che quest'anno è l'anno dei borghi, il prossimo anno sarà l'anno dell'agroalimentare, no? Cioè di tutto quello che è cibo e vino per il turismo. Quello che mi piacerebbe costruire è l'anno dei percorsi turistici artigianali, e in questo la vostra idea si entra perfettamente. Quindi io credo che su queste tre cose, se naturalmente a voi piaceranno, e noi non ci eravamo parlati, oggi sono venuta un po' in maniera estemporanea perché naturalmente Mario, quando gli ho chiesto di cosa parlavamo, ha detto non ti preoccupare, tu vieni. Poi tu senti e ci parli tu di qualcosa, quindi sono idee che mi sono nate ascoltandovi. Su queste tre cose che ci stanno con tutto quello che avete detto, se a voi piacciono, possiamo lavorare insieme per realizzarle. E naturalmente questo significa che Soveria Mannelli si candida anche, secondo me, in un panorama calabrese, no? Ad essere un paese guida, nel senso che se la Calabria riuscisse a raccontarsi come voi avete fatto, andando a ricercare quelle che sono le cose fatte, no? Che semmai saranno di meno di quelle che sono a Soveria, ma ci sono, no? E sapersi farsi apprezzare per queste cose, probabilmente la nostra immagine di Calabria, quindi il nostro lavoro per emergere, sarebbe sicuramente più facile. Quindi io oggi vorrei che noi riuscissimo, insomma, a iniziare un cammino insieme che sia all'insegna soprattutto della cultura e del turismo. Il turismo è uno di quei settori che continuerà a crescere per altri 30 anni. La domanda d'Italia cresce, il nostro paese piace, è il paese più desiderato, più fotografato del mondo, non abbiamo altro che mettere nelle condizioni gli ospiti, i nostri ospiti turisti, di venire nei nostri borghi e nelle nostre bellissime regioni. Quindi voi avete fatto un grande cammino, sono convinta che anche con il mio aiuto, che naturalmente sarà presentissimo davanti a delle cose concrete, riusciremo a fare ancora di più insieme. Promuovere un festival internazionale delle start-up che ci consentirebbe anche di valorizzare l'Officina delle Idee e valorizzare anche le altre iniziative e realtà che ci sono nella nostra comunità e in tutta quest'area, coinvolgendo l'Università della Calabria, coinvolgendo l'area industriale di Lamezia Terme, coinvolgendo la Fondazione Terina, quindi cercando di fare sistema e quindi però cercando di convogliare e di valorizzare il nostro ruolo. Il secondo aspetto è quello del turismo libero e nel piano regolatore che sta seguendo il consigliere Aristodemo, e vediamo di prevedere un'area attrezzata per quanto riguarda il turismo libero e quindi fare in modo di diventare sotto questo punto di vista anche un attrattore. Non ci vogliono grossi investimenti, dovremo lavorare su questo. Noi, il sottosegretario ci darà una mano. Certo.
i contatti, ma magari sono gli stessi. Poi sono gli stessi produttori di caravan che semmai aiutano le comunità per fare queste aree attrezzate, quindi troviamo insieme il modo per creare dei servizi che funzioni. Tra l'altro, dato che il sottosegretario ha parlato di tappe nel sud, se magari una delle tappe potesse essere Soveria Mannelli, diciamo, possiamo lavorare in questa direzione. Grazie. La terza cosa è il concetto dell'artigianato. Questo dell'artigianato, Florindo lo ha illustrato in maniera molto, molto, molto bella. E tra l'altro, prossimo anno, essendo l'anno dell'agroalimentare, noi possiamo valorizzare le nostre aziende dell'agroalimentare che sono importanti, sono qualificate, e quindi lavorare in questa duplice direzione, sull'agroalimentare organizzando magari una serie di iniziative, focalizzandole durante l'anno con epicentro Estera Soveria 2018, e poi lavorando contemporaneamente sul concetto dell'artigianato, e vediamo in che modo, non lo so se magari il sottosegretario può metterci a disposizione qualche dirigente del Ministero, in modo tale che possiamo lavorare su un progetto di carattere europeo, e quindi un progetto pilota che possa fare in modo di valorizzare tutte quelle che sono le risorse di quest'area. Quindi da lavorare ce n'è tanto, e quindi l'occasione che noi questa sera abbiamo colto con la grande disponibilità del sottosegretario Lorena Bianchi di cercare di promuovere il nostro territorio, ma non come abbiamo sempre fatto nella nostra storia, pensando solo a noi stessi, ma pensando a tutto quello che ci circonda, perché questo, caro sottosegretario, non l'abbiamo detto, in base alla teoria del baricentro, che è una teoria geometrica, Soveria Mannelli è al centro della Calabria, e quindi quello che si fa qua si irradia. La Calabria ha bisogno di centro. In tutta la nostra regione. Non lo dire a noi, veniamo tutti da là. Questo mi piace. Quindi ringraziamo ancora una volta il sottosegretario, e sicuramente faremo tesoro della sua disponibilità, e cercando di valorizzare le risorse della nostra bella comunità. Ringraziamo ancora il sottosegretario Bianchi e la salutiamo con un applauso. Florini, vi la portate? C'è un altro omaggio per il sottosegretario, che ovviamente non possono che essere libri della Rubbettino Editore. Quindi... Beh, una cosa la puoi fare però, a Florindo gli dico questa cosa. Può fare un premio per i giovani che raccontano il proprio territorio, visto che siete così bravi. Senti che cosa ti ha detto. Scusa, un premio per i giovani che raccontano il proprio territorio, lo puoi fare. Tu metti i ragazzi delle scuole medie, i più bravi che sanno raccontare il proprio territorio. Questo su base regionale. Su base regionale. Allora, una cosa per i calabresi. Allora, al sottosegretario abbiamo preparato una pergamena, comune di Soveria Mannelli, a Dorina Bianchi, sottosegretario di Stato ai beni e alle attività culturali e al turismo, per ricordare la sua visita ufficiale nella nostra comunità. Soveria Mannelli, 20 luglio 2017, il sindaco dottor Leonardo Serianni. Grazie. Poi, Luigi dove è andato? Dov'è lui? Si distrae Luigi. Si distrae, va bene. Luigi si distrae, che poi è fatto così. Allora, poi il manifesto che abbiamo con la bella foto del sottosegretario, ma è ancora meglio dal vivo il nostro sottosegretario, c'è quindi la foto che abbiamo organizzato col manifesto, e poi c'è un libro della Rubbettino Editore che magari illustra Florindo, che sa pure qual è. Speriamo che dovrebbe essere un libro su Domenico Villaprono, no? Che era un grande geografo che alla corte di Spagna del 500 rappresentava l'intero mondo. Dopo sapere i libri si aprono. Bravo, esatto, bravo. Oh no. Sì, i regali vengono scartati subito. Era un geografo chiesto da tutti i porti.
No, non è quello, hai visto? Ho fatto bene a scaltare. È sulla ceramica. Terra, acqua, ma è ancora meglio. Ancora meglio. Vabbè. Il discorso dell'artigianato. Bene, grazie. Grazie. Questa dell'artigianato è una cosa molto bella. È bello questo libro perché sto lavorando su dei percorsi artigianali, soprattutto al sud, che secondo me vanno valorizzati. E semmai... C'è tutta la storia della ceramica e del saper fare la mano della Calabria. Molto bello, semmai mi aiuta. Grazie. Ancora un applauso e salutiamo il segretario, ringraziamolo ancora.